siamo a Librerie Coop Minganti qui a Bologna con Andrea Mingardi. Andrea, buonasera, presentiamo il tuo libro. Hai appena presentato il tuo libro, lo facciamo vedere. Un biglietto per la DA, un giallo, un noir, una storia come? È un legal thriller perché sfocia in un processo ispirato da una storia vera, da due storie vere, due processi che hanno assolto per insufficienza di prove gli imputati, mi hanno scatenato la voglia di giustizia. Ho scritto questo intrico veramente complicato e che ha questo, come ti dicevo, questo processo finale a Ravenna, dove però alla fine di queste 500 pagine io un colpevole ai lettori lo do. In realtà il male non solo esiste, ma si nasconde. Allora, alla fine di queste 500 pagine, dopo un processo assolutamente intrigante e intrigato, io invece il colpevole lo do. Ma tu quando dici una parola o scrivi una parola, devi tentare di sforzarti di capire se arriva proprio quello che tu volevi che arrivasse. E sono orgoglioso di aver fatto questa cosa perché è stato un processo autocritico forte, no? Quando uno scrive e pensa a quello che vuole comunicare e in parte ci abbiamo già delle reazioni strepitose, inutili, devo dire, le reazioni sono strepitose, poi se ne venderemo un miliardo o cento, questo non ho idea. Però, ci auguriamo per il miliardo. Sì, vabbè, no, però insomma pare che ci sia un grande consenso attorno a questa operazione che mi riempie di gioia e che confina con i miei gusti musicali, perché adesso io sono in sala di registrazione, sto facendo un disco di rock and roll, di blues e di soul, che è la musica giusta. Ecco, se faremo un film ho già la colonna sonora pronta, ecco. Quindi sono più rivolto verso Simenon, verso Henry Quinn, verso Agatha Christie, verso Hitchcock. Quindi sostanzialmente è il tuo esordio nella narrativa, perché dopo Permette un bagno signorina, che era un'autobiografia praticamente, Sochmel, che è un libro a sé direi. Beh, questo qui? Questo è il quarto libro. Benessimo e Sochmel sono due libri fortunatissimi che parlavano di espressioni dialettali superstiti in linguaggio comune, mentre Permette un bagno signorina, più che un fatto autobiografico, era il racconto di un territorio e di un periodo storico in cui qui è nato tutto. Quindi raccontando in parte la mia storia, ho raccontato la storia di Dalla, di Morandi, di tutti gli artisti che sono nati qui, di Guccini. E invece qua è proprio, sai, la cassapanca di mia nonna, trovo questo giornale del 48, un mistero incredibile, comincio a scrivere e poi mi rendo conto che lo stesso mistero in un luogo diverso è avvenuto anche nel 78 e allora mi sono scatenato, ho detto lo ambiento ai giorni nostri e ne faccio un legal thriller. Questo genere, che è poco, mi dicono, sotto il profilo letterario, poco frequentato, perché il legal thriller in Italia non è assolutamente frequentato. Appuntamento in libreria, un biglietto per l'aldilà, Pendragon, Andrea Mingardi. Prossimo disco? Stiamo lavorandoci adesso, sarà un disco di rock and roll, ragazzi, quindi tenetevi stretti perché sicuramente vi scresto tutto scrosto tutto l'intonaco di casa. Scresto, cosa ho detto? Scristo. Torniamo alle origini. Sì, no, le origini, sai, la musica rivoluzionaria, un po' di rivoluzione ci vuole. Secondo me di questi tempi un po' di rivoluzione ci vuole. Con un amico vicino si può parlare, un amico vicino ti puoi sfogare, che un amico vicino i commenti non ne fa. Rimane qualche domanda senza risposta, se un amico non parla, non parla apposta, poi riuscire a salvare. Verba volant, scripta male. In presenza dei miei avvocati garantisco che anch'io, Andrea Mingardi, guardo la Suburbana TV.